E adesso manca soltanto il conforto della matematica. Arriverà nelle prossime settimane. La regina formato viaggio non tradisce mai e nella trasferta più importante della stagione piazza il colpo decisivo e intravede finalmente il traguardo salvezza. Domenica prossima contro l'Agracas al Granillo, gli Amaranto si giocheranno il primo match ball. Si spiega anche così l'esultanza incontenibile di Maurizi al termine della gara di Bisceglie, una gara che certifica la ritrovata solidità di una regina magari non bella, ma cinica e spietata sì, finalmente. Al Ventura bastano due fiammate ed un Cucchietti versione uomo ragno per mandare al tappeto i nerazzurri e scappare col bottino. Per gli Amaranto è la terza vittoria esterna della stagione e pesa come un macigno perché arriva nella settimana più complicata. L'infortunio di Andrea Bianchimano e l'addio polemico di Basile avrebbero potuto incidere come sul morale della squadra e invece Maurizi riesce a scacciare via i brutti pensieri e a regalare serenità ad una regina che a Bisceglie se la gioca col coltello tra i denti e lo fa rispolverando Marino e Sciamana dal primo minuto e le scelte pagano se è vero come è vero che la regina dopo un avvio piuttosto remissivo al primo vero affondo passa alla cassa e la firma è proprio di Sciamana che alla prima da titolare dopo il lungo infortunio si regala una gioia attesa per mesi. La festa Amaranto tuttavia dura lo spazio di 70 secondi e Risolo a rovinarla così con una rasoiata che non lascia scampo a Cucchietti. La regina incassa il colpo ma non si disunisce e pur lasciando l'iniziativa ai padroni di casa si fa viva in contropiede e al tramonto della prima frazione sugli sviluppi di un calcio d'angolo trova il gol del nuovo sorpasso grazie a questo colpo di testa di Pasqualoni. Per il difensore è il primo gol in campionato. La reazione nerazzurra è rabbiosa ma sulla strada del Bisceglie ci si mette il solito Cucchietti che blinda il risultato con un paio di interventi decisivi. L'ultimo arriva proprio sul gong, su questa conclusione dalla distanza di Aina ed è su questo tentativo che si infrangono le speranze del Bisceglie. Vince la regina 2-1, Maurizi può esultare perché su questa vittoria c'è anche la sua di firma e adesso sotto con l'Agracas per chiudere in anticipo il discorso salvezza e programmare finalmente il futuro.